close to the end. Come on! The thing is, I'm not crazy. But you are. Come on, motherfucker. Pull the trigger! Let's go shoot me! You are me. Ciao a tutti ragazzi, siamo qua con un nuovo stand Far Cry 3. Come al solito qua Leguaste 90 e Ambu. Ciao a tutti ed eccoci qui appunto davanti allo stand di Far Cry 3. Un gioco che dopo una lunga attesa, oltre 4 ore di coda passate dalle 9 di mattina fino all'1 e mezza, ci ha portato a giocare i primi 10-15 minuti di gioco tra la campagna single player e una modalità multiplayer. Allora, partiamo dalla modalità multiplayer che ci è stata spiegata. Non so dirvi il nome perché in tedesco non so quale versione o traduzione sia in italiano. In ogni caso, la modalità consisteva nel andare a distruggere contemporaneamente due barili per poter accedere allo step successivo. In pratica, due squadre si fronteggiavano, entrambe dovevano distruggere i barili della squadra avversaria o difendere i propri. Nel momento in cui la prima squadra andrà a distruggere i primi due barili contemporaneamente, dovranno esplodere entrambi, si passerà allo step successivo dove si dovrà andare a mantenere il dominio di un'area, quale... E questo è il mitico Hitman, magari gli faremo fare un saluto più tardi. E quindi, stiamo dicendo, dopo aver terminato la prima fase, ci troviamo in una seconda in cui dovremo andare a mantenere il dominio di un'area, una stazione radio, diciamo, dove andremo a chiamare un attacco aereo che lancerà probabilmente del napalm o del cherosene sulla mappa andando a darle in fuoco. La modalità è abbastanza carina, più che altro mi soffermerei adesso un po' più sul gameplay, che rimane sì uno sparatutto classico, però gli effetti grafici, effetti di blur, spesso erano un po' troppo invasivi. Difatti, andando a dare a fuoco, dando fuoco ai barili, e quindi c'erano fiamme nel... all'interno della mappa, spesso c'era un effetto sfocatura in cui il nostro soldato, il nostro personaggio chiudeva un po' gli occhi e si aveva difficoltà nel orientarsi. Diciamo, è carino sì, magari nel single player, però nel multiplayer diventa un elemento un po' fastidioso e difficile da controllare. Magari si cambierà o ci si farà la mano, però era piuttosto fastidioso questo effetto sempre molto accentuato di blur presente nel comparto multiplayer. Comunque il multiplayer tutto sommato, togliendo questo elemento, era divertente. Forse la parte più divertente la lascerò ad Ambu, sia la fine della partita, cosa avverrà. Alla fine della partita in queste modalità multiplayer avremo il team vincitore con i primi tre classificati che sono in piedi, questi soldati con il relativo score e nome del personaggio che stanno seviziando, se così si può dire, un nemico della squadra avversaria, e chi avrà totalizzato il maggior numero di punti all'interno della squadra che appunto ha vinto il match potrà decidere cosa fare con il corpo dello sfortunato ragazzo che ha perso la partita, se lasciarlo libero oppure ucciderlo, torturarlo. E infine, dopo aver provato il multiplayer, abbiamo avuto modo di giocare una decina di minuti scarsi al single player. Abbiamo affrontato una missione che abbiamo già visto nei trailer, quella dove ci troviamo con al di sopra del nostro corpo quella donna seminuda per poi lanciarci in un fiume e trovarci in quella sequenza che abbiamo già visto nel trailer con l'uomo che aveva un lanciafiamme, insomma, l'avete già visto. Passando a parlare del gioco in sé, la sequenza in cui ci siamo trovati richiedeva delle fasi stealth in cui dovevamo aggirare i nemici per non essere scoperti e magari killarli di nascosto o comunque magari lasciarli anche stare. Insomma, abbastanza carina anche questa dicotomia tra fasi stealth e azione pura. Difatti, superata magari una prima fase molto più tranquilla, dovevamo raggiungere la base nemica dove scoppiava un conflitto a fuoco, dove ci trovavamo nell'affrontare i vari nemici. Insomma, tutto sommato non c'è molto altro da dire se non che magari graficamente è ottimo. La versione che abbiamo provato, entrambe erano su PC, prima l'abbiamo giocato con tastiera, poi con controller. In ogni caso sembra però piuttosto pesante come gioco, forse richiederà un PC abbastanza all'avanguardia secondo me, perché dava l'impressione di andare insomma, anche un po' a fatica con dei computer della NASA che hanno qua. Tutto sommato, passo subito con le mie conclusioni, sembra divertente,
forse ancora un po' da raffinare, difatti ci sono ancora 3 mesi prima dell'uscita e sarà da scoprire poi in futuro con nuove informazioni che magari avremo con delle dichiarazioni degli sviluppatori. Vi saluto già qua a Lego Aste 90 e lascio ad Ambo, ciao! Confermo tutto quello che ha detto Lego, il gioco merita davvero molto, l'unica pecca che abbiamo notato entrambi è stata davvero la parte grafica che si nota soprattutto quando iniziano ad andare a fuoco le stradine della mappa nel multiplayer. Parlando dello stand in generale, è da apprezzare il fatto che per quanto riguarda la campagna c'era una persona che seguiva ogni 2 postazioni di gioco per aiutarti nell'andare avanti il più possibile nella campagna, per non farti, diciamo, perdere troppo tempo se magari non sapevi cosa fare. Molto apprezzabile, dato che molti stand magari non aiutavano nemmeno il giocatore e già essendoci poco tempo sarebbe meglio giocare il più possibile. Detto questo è tutto ragazzi, Far Cry è stato un altro gioco che sicuramente ci ha preso molto e ci vediamo al prossimo video, ciao!